Fare di necessità virtù in un momento senza precedenti, uniti contro il Covid-19. Da quando la pandemia da coronavirus si è diffusa sul territorio nazionale, la richiesta di mascherine diventate improvvisamente introvabili è aumentata considerevolmente. Per rispondere a questa necessità, l'azienda di Montesilvano Princess Professional, che da sempre produce capi d'abbigliamento, ha riconvertito la sua produzione per produrre mascherine, cambiando e adattando i macchinari e rivedendo la logistica. Pier Giovanni Gallerati, titolare dell'azienda, ed Elisabetta Libonati, responsabile di produzione, ci raccontano com'è avvenuta questa conversione. Elisabetta, questo progetto nasce da una vera e propria necessità, ce la vuole raccontare? Sì, in realtà questo progetto è nato per caso, non eravamo assolutamente intenzionati a intraprendere un nuovo progetto, poiché avevamo appena iniziata l'emergenza Covid, avevamo la necessità di mascherine per noi personalmente. Noi abbiamo una famiglia abbastanza numerosa con 4 figli, mi sono ritrovata ad avere la necessità di mascherine e ci siamo accorti che le mascherine non si trovavano, non erano reperibili. E per cui ho cercato su internet e per 4 mascherine di quelle non riutilizzabili, quindi di quelle che andavano buttate via, ho speso la bellezza di 90 euro. Quindi parlando poi con mio marito, comunque le mascherine erano necessarie perché anche soltanto per andare a fare la spesa le persone ne hanno bisogno, abbiamo iniziato a pensare come risolvere la situazione. E mio marito, che è nel campo dell'abbigliamento da ormai tantissimi anni, ha pensato alla soluzione del caso. Ecco, Pier Giovanni, quanto è stato impegnativo riconvertire la sua azienda che produce capi d'abbigliamento in un'azienda che produce mascherine, tra l'altro in un momento particolare dove i tempi sono molto distesi? Sì, in effetti è stato difficilissimo. Io all'inizio ho usato delle piccole sarte di paese facendo far fare delle prove, poi man mano che loro mi ridavano i primi prototipi vedevo che eravamo ancora lontani e quindi diciamo che le prime mascherine sono venute non benissimo, ma poi di fatto avevano un grosso problema, che era quello che non vedevo niente di speciale, cioè era un pezzettino di tessuto con un elastico. E allora ho ben pensato di proporre a un'altra azienda molto grande, i miei amici da 30 anni che abbiamo lavorato insieme, di fare un prodotto un po' diverso da tutti, cioè ovvero un doppio tessuto, un doppio cotone ritorto, 2,25 di grammatura, su 2 strati, infilando tra i 2 strati facendo una tasca. Questa tasca è stata un'idea per ulteriormente mettere sia una garza medica, un filtro di qualsiasi natura, e quindi diciamo che sarebbe stato un qualcosa che secondo me poteva andare bene. Ne abbiamo parlato con mia moglie, abbiamo fatto il primo prototipo che ci è stato inviato da questo amico che per fortuna aveva ancora l'azienda con i dipendenti a fare le ultime cose. Molti erano in cassa integrazione, non ci hanno potuto aiutare. Loro sono un'azienda che hanno grandi esperienze nel mondo della produzione, hanno grandi brand e quindi diciamo sono stati abbastanza cortesi, pur da un po' di anni che non ci sentivamo, a sposare questo progetto. Lo abbiamo iniziato a fare, i primi risultati sicuramente sono stati eccellenti, avendo ben pensato di non poter distribuire noi in prima persona, ci hanno contattato diversi vecchi amici qua della zona di Montesilvano, perché il progetto era limitato veramente nella cittadina. Poi inizialmente sì, era così, però poi le richieste fioccavano da tutte le parti, quindi serviva una produzione industriale con un prodotto alto che poteva in ogni caso poter soddisfare già le grandi richieste che si erano nei primi 2 o 3 giorni. Il prodotto è eccellente, è venuto fuori molto bene. Lo abbiamo proposto a un amico della Conad, qua di Montesilvano, Ardente, che ci ha detto: complimenti, bellissimo, voglio provare un attimino questo prodotto. Il giorno successivo ha avuto un grosso clamore, un interesse da parte dei suoi clienti e quindi abbiamo pensato bene di proporlo ad altri Conad in giro per la provincia di Pescara. In 2 giorni siamo riusciti a coprire l'Abruzzo. È chiaro che non possiamo fare tutti i Conad. Le faccio un esempio: Montesilvano è abbastanza grande e ha più di un punto vendita. Abbiamo scelto lui dato il rapporto di amicizia familiare da tanti anni.
quindi anche per la reperibilità, diciamo, poi tutte le città qua intorno. Per esempio Montesilvano c'è l'unico Conad, che è quello di Via Verrotti, che è più importante, e tutti coloro che dovessero avere bisogno di mascherine le possono recuperare in quel punto vendita lì. Cerchiamo di essere presenti un pochino in tutte le città, diciamo, chiaramente le persone non possono muoversi da un centro ad un altro, e quindi adesso la rete si sta allargando notevolmente. Il nostro problema era la produzione, perché comunque serviva una produzione, diciamo, su vasta scala, nel senso che i numeri dovevano essere importanti. E anche per quanto riguarda la reperibilità dei tessuti abbiamo avuto non poche difficoltà, però diciamo che con grande impegno nostro e anche di chi ha sposato il nostro progetto stiamo riuscendo, ancora siamo nel bel mezzo del lavoro. Sì, esatto, purtroppo l'emergenza c'è, purtroppo l'esigenza di trovare e di reperire questi tessuti. Parlavo con una mia vicina proprio poco fa, praticamente anche a Bologna, lei mi dice: è possibile eventualmente spedire a Bologna? Cioè, siamo in tutti i casi nelle stesse condizioni, magari c'è forse qualche altra azienda che riesce a prendere, insomma, a cercare o riuscire a convertire le produzioni per poter aiutare in questa difficoltà, tante persone che ne hanno bisogno veramente. Tra l'altro rispetta anche l'ultimo decreto, dove è stato chiaramente detto di non utilizzare mascherine FFP2 ed FFP3 perché potrebbero emanare esalazioni che sono nocive per l'altro. Assolutamente, non sono, per l'ultimo decreto appunto vieta assolutamente l'utilizzo da parte di personale che non è personale specializzato, personale medico, di queste mascherine che ha menzionato adesso. E l'unica possibilità quindi che rimane sono le mascherine chirurgiche, quelle diciamo in tessuto non tessuto, o le mascherine in tessuto. E di conseguenza questo ci ha fatto tra virgolette piacere, nel senso che comunque abbiamo ulteriormente capito che quello che abbiamo intrapreso è stato, insomma, un progetto che potrebbe avere veramente fini grandiosi, nel senso che comunque se riuscissimo a raggiungere un notevole numero di persone avremmo risolto comunque il problema che abbiamo riscontrato noi per primi, e l'avremmo risolto per tanti, ecco, sicuramente non per tutti, però per tanti. Sicuramente anche con un risvolto economico differente, perché insomma vogliamo dire il costo di una mascherina e quante volte si può riutilizzare? La mascherina è riutilizzabile all'infinito, è possibile addirittura bollirla per essere sicuri che sia assolutamente disinfettata e sterilizzata, perché chiaramente i tessuti utilizzati sono tessuti certificati e comunque sono di ottima qualità, altrimenti non potrebbero sopportare questo tipo di trattamento. La mascherina è riutilizzabile, dicevo, di continuo, quindi si può lavare tutti i giorni. Chiaramente le persone che ne fanno un utilizzo con problematico, con difficoltà o con vicinanza a persone, diciamo, che potrebbero essere pericolose, possono usare, come diceva mio marito, un filtro all'interno alla tasca che abbiamo fatto fare, altrimenti anche usata così la mascherina è comunque ottima. È una protezione comunque ottima. Tra l'altro, Pier Giovanni, ecco, chiedo a lei, avete fatto anche una donazione di queste mascherine a chi ne aveva più bisogno? Sicuramente sì, stiamo ultimando una produzione di alcune migliaia di pezzi per donarli al comune di Montesilvano, poi sapranno loro come gestire la distribuzione. Abbiamo consegnato anche ai vigili urbani di Montesilvano. Stiamo ultimando queste donazioni. Guardate, abbiamo una grossa difficoltà, pur producendo migliaia di pezzi al giorno, vorremmo accontentare tutti, ma è veramente difficile. È un'altra di quelle missioni quasi impossibili, perché noi stiamo lavorando 20 ore al giorno. Abbiamo coperto 3 regioni adesso, abbiamo coperto l'Abruzzo in primis, abbiamo ultimato quasi le Marche, e stiamo andando in Umbria. Certo che, ripeto, noi vorremmo aiutare veramente tutti, però ci hanno chiamato le farmacie, ci hanno chiamato gli altri negozi di parafarmacia, però abbiamo provato a servire qualcuno, però abbiamo grosse difficoltà di consegne. Ci siamo approvvigionati abbastanza di materiali, tutto quello che abbiamo potuto trovare, l'ultimo carico da Como, che scendendo giù il camion è stato intercettato e controllato perché c'erano delle zone dove non passare, ma con il bisogno e la necessità di produrre questo materiale importantissimo,
per la collettività, non abbiamo nessun problema e stiamo qui a combattere con tutto. Vediamo di farcela. Ecco, sicuramente il vostro progetto vi fa onore e che sia da esempio anche per altri imprenditori, perché no, per seguire anche le vostre orme e per riuscire a soddisfare tutte le esigenze. Certo. Ecco, fate un appello in questo senso approfittando di questa occasione. Ma sicuramente io sarei molto contento se qualcuno volesse intraprendere come noi quello che stiamo portando avanti. Se qualcuno magari ha bisogno di consigli, ben venga, che noi saremo disponibilissimi a dare una mano anche a coloro che vogliono iniziare a produrre. Invito tutti coloro che sanno cucire, che in questo momento hanno disponibilità di tempo, che abbia la zia la macchina e loro magari non hanno la macchina, di aiutarsi tra di loro a cercare di tirar fuori più cose possibile per coprire la grossa richiesta, che chiaramente noi non ce la potremmo fare mai, non potremmo fare l'1%. Quindi c'è spazio per tutti, questo voglio dire, per produrre e dare una mano. Complimenti per questo messaggio. Ecco, in chiusura ricordiamo ai nostri telespettatori di Montesilvano, abruzzesi, dove possono trovare le vostre mascherine, ricordo, riutilizzabili per moltissimo tempo, addirittura si possono bollire ad un costo veramente contenuto. Guardi, noi abbiamo denominato il nostro prodotto Princess, perché pensiamo che sia veramente una principessa di mascherina. E questa mascherina, come volevo semplicemente spiegare, che veramente costa poco, perché se ne può comprare una, sperando che questo finisca in fretta, solo con poco più di 5 euro non bisogna buttare decine e decine di euro per mascherine, che oltretutto quelle che troviamo non sono utilizzabili, ma c'è un grande problema, e concludo con questa cosa e vi faccio riflettere. Adesso abbiamo ancora temperature molto basse, ma fra un mese, speriamo che finisca prima il virus, quando la pandemia, quando finisce proprio il freddo, inizia il caldo, immaginate la sofferenza di tutta quella gente che non naturali sul viso, che porta infatti sul viso cose di cotone, e quindi sarà veramente un grande problema. Inoltre con la saturazione verranno fuori le grosse eritemi, eritemi che daranno veramente grossi problemi per la pelle. Ecco, ci volete ricordare i vostri contatti in chiusura per chi avesse bisogno di rivolgersi a voi? Guardate, noi abbiamo scelto appunto il Conad, che è un marchio importante. Facciamo distribuire il nostro prodotto dai centri Conad più importanti in ogni città. Siamo disponibili, ripeto, per aiutare magari qualcuno che ne ha ancora bisogno. Sì, a Montesilvano, dicevo, abbiamo scelto il Conad di Ardente di Via Verrotti, perché continuano a chiamarci. Ma noi chiaramente poi ci saranno anche all'interno dei negozi, che lasciamo comunque delle brochure diciamo per la spiegazione del prodotto, ma anche soltanto per contattarci, in modo che se hanno bisogno altri centri o altri punti in Italia, cerchiamo di riuscire ad arrivare dappertutto, anche soltanto con le spedizioni, cerchiamo di arrivare un pochino ovunque. Io vi ringrazio per la vostra disponibilità e soprattutto vi faccio i complimenti per questo nobile progetto. Grazie mille, buon lavoro, buon lavoro.